Sono Mirko Antonucci, Andrea Cocco e Gaetano Monachello a prendersi il proscenio nel primo test stagionale del Delfino a Palena contro la Delfino Flaccoporto, compagine pescarese neopromossa al campionato di eccellenza. Amichevole chiusa dalla squadra di Pillon con la doppia cifra, 10-0. Il gioiellino scuola Roma Antonucci, aggregatosi al gruppo ad inizio settimana, ha guadagnato i primi applausi, scatti, dribbling e la marcatura che ha aperto i giochi dopo appena 5 minuti. Pregevole poi il destro liftato del 3-0. Pochi dubbi sul talento, se il ragazzo si adatterà alla prima stagione tra i grandi fuori da Roma farà divertire i tifosi biancazzurri, che intanto hanno potuto apprezzare anche la tripletta di Andrea Cocco, miglior marcatore del pomeriggio. Il tutto in attesa di capire quello che sarà il futuro del centravanti sardo con il contratto in scadenza il prossimo giugno. I rumors di mercato lo danno vicino alla sua ex squadra, il Vicenza. Lui in questo test segna di volée su azione d'angolo e spinge in porta due traversoni al bacio di Zampano. Va anche vicino al poker personale quando non trova la porta al culmine dell'azione più bella, dopo il triangolo con Brugman e il velo di Marras. 5 le reti nel primo tempo, le prime 4 segnate nei 17 minuti iniziali, squadra schierata nella prima frazione con Fiorillo tra i pali, linea di difesa con Zampano, Gravion, Scognamiglio ed Elisalde, mediana con Memushai, Brugman e Ventola, in avanti Marras, Cocco e Antonucci. Non ha segnato ma è stato attivissimo Marras, trovando i primi sincronismi con Zampano. Squadra cambiata in toto nella ripresa, Castrati in porta, Balzano, Perrotta, Fornasier e Del Grosso in difesa, in mezzo Macin, Proietti e Palazzi, davanti Forte, Monachello e Mancuso, schierato quest'ultimo a sinistra. Doppietta per l'ex lancianese Monachello, a Pescara per la definitiva esplosione sotto lo sguardo attento di una Atalanta che confida in questo prestito per avere un attaccante pronto al grande salto. Hanno trovato una rete a testa anche Forte, Macin su calcio piazzato e Mancuso. Applausi anche per Castrati che al 90° ha respinto un calcio di rigore a Dincecco. Assente Ugo Campagnaro, al pari di Yamga, che presto potrebbe fare rientro al Chievo. Non sono entrati Selasi e Vitturini, vicini alla cessione in Serie C. Prossimo test giovedì alle 17, sempre a Palena, contro il Teramo.